Buon pomeriggio, ben ritrovato a chi ha partecipato al primo di questi quattro incontri. Salto la presentazione perché già fatta chiaramente nel primo di questi incontri, ricordo soltanto, insomma, che oggi i concetti presentati in questi incontri, in questo ciclo di seminari, sono concetti, come detto l'altra volta, insomma, anche frutto dell'esperienza da Data Protection Officer. Alcuni di questi concetti sono dei punti di vista personali, interpretazioni, altri invece sono aspetti consensualmente accettati. Io di volta in volta vi segnalo appunto quando invece è qualcosa quindi di certo e quando invece bisogna fare un po' più di attenzione. Ringrazio Gar, come sempre, che ci ospita su questa piattaforma, visto che il numero di iscritti al corso è arrivato a numeri elevati, ringrazio, siamo oltre i 700, e prego quindi i colleghi di Gar di attivare la presentazione, grazie. Allora, come abbiamo detto, siamo al secondo di questi incontri. Richiamo soltanto velocemente un paio di punti che abbiamo visto nello scorso incontro perché sono fondamentali, lo abbiamo visto anche dalle domande che ci sono state alla fine. Abbiamo parlato di tipologia di dati, quindi io ricordo a tutti che abbiamo sostanzialmente due tipologie di dati, i dati personal, dal punto di vista ovviamente della data protection, le norme sulla data protection. I dati personali e dati non personali. Come abbiamo detto, i dati personali sono regolamentati, quindi dal GDPR e tutte le norme di settore, i dati non personali sono comunque regolamentati da un regolamento europeo. In quel caso lì l'obiettivo è semplicemente quello di evitare il vendor lock-in, di evitare la localizzazione geografica a causa di leggi degli stati membri, eccetera. Quindi l'obiettivo è sempre quello comunque di far circolare i dati. Fra i dati non personali abbiamo i dati anonimi perché nascono tali e i dati anonimi perché lo diventano, quindi dati anonimizzati. Ricordo che per questi ultimi è importante che ci sia anche un razionale, una descrizione di come si è eseguita l'anonimizzazione, per essere quindi sicuri che tali dati siano effettivamente anonimi, perché nel momento in cui lo sono, come abbiamo detto, non rientrano più nella regolamentazione del GDPR. In ultimo, aspetto fondamentale, i dati pseudonimizzati. Abbiamo detto che i dati pseudonimizzati sono dati personali a tutti gli effetti a cui è applicata una misura tecnica e organizzativa, perché entrambe lo potete rivedere nello scorso incontro, ma sono comunque e devono essere comunque trattati come dati personali a tutti gli effetti. Nell'incontro di oggi, quindi, andremo a parlare dei principi. L'incontro di oggi è piuttosto denso. I principi non sono un concetto astratto, li ritroviamo, tutta la normativa sostanzialmente ruota intorno ai principi definiti dal GDPR. Li ritroviamo, ad esempio, quando dobbiamo scrivere un'informativa, purtroppo li ritroviamo anche in sanzioni del garante. Il garante sanziona spesso, e soprattutto forse, anche per la mancata applicazione dei principi definiti dal GDPR. Come ho detto, oggi è un incontro piuttosto denso, per cui andiamo subito al dunque. I principi sono elencati nell'articolo 5 del regolamento europeo. Ripeto per chi era assente la volta scorsa, per chi non l'ha ancora visto eventualmente la registrazione, che sul lato destro richiamo quelle che sono le norme, linee guida e così via, relative all'argomento che trattiamo sulla slide specifica. Quindi i principi sostanzialmente sono quelli, come dicevo, elencati nell'articolo 5. Quindi il principio di liceità, correttezza e trasparenza, il principio di limitazione delle finalità, il principio di minimizzazione dei dati, il principio di esattezza, di limitazione della conservazione, di integrità e riservatezza, di responsabilizzazione e poi ci sarebbe anche il principio che tratteremo però nel prossimo incontro di
privacy by design e by default. Partiamo quindi dal principio di liceità, correttezza e trasparenza. Lasciamo un attimo da parte il concetto di liceità, lo riprendiamo a brevissimo, e ci concentriamo sulla correttezza e trasparenza. Quindi un trattamento, il GDPR dice che un trattamento deve essere lecito e corretto. Che vuol dire lecito e corretto? Soprattutto che vuol dire corretto? Perché come abbiamo detto il concetto di liceità lo lasciamo un attimo da parte. Il concetto di correttezza si lega molto chiaramente al concetto di trasparenza. Nella normativa precedente si parlava in realtà questo attributo era, questo aggettivo era sostituito dal concetto di lealtà. Con il GDPR invece è stato sostituito appunto dal concetto di correttezza. In entrambi i casi quello che vuol dire è che l'interessato deve essere informato in maniera trasparente riguardo al trattamento, ci deve essere la massima chiarezza sulle modalità di trattamento dei dati, sui tempi, sulle conseguenze del trattamento. Sostanzialmente non si devono verificare situazioni inaspettate per l'interessato. Quindi l'interessato non deve essere colto di sorpresa in merito appunto al trattamento eseguito dal titolare. E quindi ci ricolleghiamo al concetto che abbiamo visto la volta scorsa, quindi di controllo. Quindi non più, come abbiamo detto, si passa dal concetto di consenso al concetto di controllo. Quindi il titolare è eventualmente responsabile, ma il titolare è colui che ha la responsabilità sul trattamento eseguito, è come dire che ha in affidamento i dati dell'interessato, quindi il proprietario rimane interessato, quindi ce l'ha in affidamento, non sono suoi, quindi li utilizza e quindi in ogni momento deve dare conto all'interessato di come li va ad utilizzare. Sul concetto di correttezza rispetto a quello di lealtà, la differenza sta nel fatto che il concetto di lealtà è più riferito appunto a un rapporto uno a uno, quindi fra il titolare che quindi ha in affidamento questi dati e l'interessato che ne è il proprietario. Questo concetto cambia, come abbiamo detto nel GDPR, e diventa un trattamento corretto perché si estende non più al singolo, ma all'intera comunità. E questo perché? Perché, come abbiamo visto, il GDPR protegge le persone fisiche, non solo l'interessato, anche l'interessato, ma anche eventualmente terzi. Quindi l'obiettivo è la protezione delle persone fisiche, quindi si passa al concetto, come abbiamo detto, che si può applicare a un rapporto uno a uno, invece ad un concetto in cui si applica dal titolare verso l'intera comunità. Limitazione delle finalità. Le finalità, nel momento in cui si definisce, si progetta un trattamento, come abbiamo visto anche la volta scorsa, devono essere chiare. Quindi all'interessato la finalità deve essere chiara, deve essere esplicita e deve essere legittima. Legittima lo ricolleghiamo sempre al concetto di liceità, che come abbiamo detto poi lo vediamo fra poco. Quindi i dati non devono essere poi trattati successivamente per finalità che non siano compatibili con la finalità dichiarata, la finalità iniziale. Nell'articolo 5, appunto, dove si descrivono i principi, troviamo però che a proposito della limitazione delle finalità è scritto in maniera esplicita che un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è conformemente all'articolo 89, che poi vedremo più in là, considerato incompatibile con le finalità iniziali. Quindi già questo intanto fa capire che un po' in tutto il GDPR c'è una certa attenzione per la ricerca scientifica. Quindi si dice sostanzialmente che un utilizzo ulteriore di dati raccolti per una finalità diversa, quindi un utilizzo ulteriore se per ricerca scientifica, è considerato compatibile comunque con le finalità iniziali. Attenzione al concetto di compatibilità, cioè come abbiamo detto, tutto deve essere documentato e dimostrato, quindi un utilizzo ulteriore, al di là che sia per ricerca scientifica o no, e quindi se non è per ricerca scientifica in cui è scritto in maniera esplicita che è compatibile, ma per un
una finalità ulteriore perché questa sia considerata compatibile, deve essere fatta un'attenta analisi, quindi su quelli che sono i dati, su quelle che sono le ulteriori finalità e così via. In ogni caso, l'analisi che viene fatta deve essere dimostrabile, quindi documentata, perché, come abbiamo detto, tutte le scelte che il titolare fa devono essere documentate. Quindi si introduce anche un concetto di autolimitazione. È il titolare stesso che quindi ha in carico il decidere se un utilizzo di questi dati per una certa finalità è compatibile con la finalità per cui quei dati sono stati raccolti. Quindi cominciamo, ve lo anticipo, a vedere il concetto di responsabilizzazione, di accountability, ma in italiano è meglio tradotto come responsabilizzazione del titolare. Lo abbiamo detto più volte, i dati non sono di proprietà del titolare, quindi diciamo che in questo caso lo rivediamo nuovamente, i dati, quindi come abbiamo detto prima, sono gestiti dal titolare per una specifica finalità, quindi l'interessato ha concesso questi dati al titolare sulla base della finalità che ha dichiarato. Il titolare non può farne quello che gli pare, quindi li può utilizzare solo per quella finalità specifica. Minimizzazione dei dati è il vecchio principio di necessità indicato nella vecchia normativa. Nel GDPR il concetto, quindi il principio di minimizzazione, mi dice che i dati, dichiarata la finalità, quindi devono essere adeguati, pertinenti e limitati, quindi rispetto a quella finalità. Quindi io non posso raccogliere dati così, diciamo, senza intanto li raccogliamo, poi vediamo cosa ne facciamo. No, bisogna un trattamento che sia progettato, quindi bisogna che fin dall'inizio, anche qui cominciamo a introdurre il concetto di privacy by design, fin dall'inizio sia chiaro quali sono i dati che ci servono per il trattamento e devono essere quindi pertinenti a quel trattamento. È ovvio, a molti verrà in mente che non sempre è chiaro quali sono i dati nell'ambito della ricerca scientifica e in un progetto, quali possono essere i dati che ci servono per raggiungere quelle specifiche finalità. E questo in effetti è riconosciuto dal GDPR, in un considerando, poi vedremo come questo si traduce anche nel momento in cui, ad esempio, dovremmo richiedere il consenso. In ogni caso, il principio di minimizzazione non si traduce soltanto nel raccogliere i dati strettamente limitati, quindi se noi, vi faccio un esempio, ci sono casi, ad esempio, proprio negli studi genetici in cui, siccome non è ancora così chiaro quali siano le correlazioni fra il cosiddetto genotipo, quindi la descrizione genetica di un soggetto, e il fenotipo, quindi la sua descrizione fisica, fisiologica, clinica, è necessario raccogliere grosse quantità di dati per andare appunto a cercare queste correlazioni. Allora, in questi casi la cosa importante nel momento in cui si avvia il trattamento è che sia giustificata la motivazione per cui si raccolgono anche grosse quantità di dati. Dopodiché il principio di minimizzazione è comunque possibile applicarlo, per esempio, con un attento controllo degli accessi, quindi un attribute-based access control, un role-based access control, cioè fare in modo che chi accede a questo grosso dataset acceda soltanto a porzioni del dataset sulla base del trattamento che lui dovrà svolgere. Quindi se noi prendiamo il caso specifico, magari avremo il genetista che accede solo ai dati genetici, il fisioterapista che ha accesso solo ai dati dei test clinici, il clinico, che è quello che magari dovrà andare a studiare e quindi eventualmente produrre una diagnosi, avrà accesso a tutto. Quindi il principio di minimizzazione si può applicare anche quando abbiamo grosse quantità di dati raccolti. Esattezza. Altro principio importante è che magari non è sempre facile rispettare. Il principio di esattezza richiede che i dati siano sempre esatti. Questo perché?
Perché i dati ovviamente a loro volta producono essi stessi nuova informazione, per cui informazione prodotta da dati che non sono esatti sarà un'informazione probabilmente poco corretta. Immaginate quindi che questi dati debbano essere utilizzati per attivare magari dei controlli, dei semafori o non lo so, quindi i dati devono essere necessariamente sempre corretti, quindi il GDPR richiede che i dati quindi siano aggiornati e che il titolare cancelli o rettifichi tempestivamente i dati rispetto alle finalità. A questo punto, come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo a disposizione uno strumento che è Mentee, trovate la URL qui sotto, lo potete scorrere, e inserendo il codice che vedete scorrere, quindi 14844520, abbiamo una sezione di Mentee dedicata a questo incontro. Utilizziamo Mentee per fare in modo che voi possiate porre delle domande, che leggeremo alla fine, ma anche per fare in modo che sia io a porvi delle domande a voi. Sono domande che servono semplicemente per avere una maggiore interazione con voi, insomma, visto che dato il numero è possibile che ci possa essere un'interazione diretta. Io non posso vedere chi è che risponde, cosa risponde, quindi non vi preoccupate, rispondete senza problemi. Come vi ho detto, serve soltanto insomma per avere un po' di interazione. In genere, in realtà, spesso sono domande che sono legate a quesiti che spesso mi vengono posti o questioni che ho visto nel tempo essere poco chiare. Allora, prima domanda che vi faccio. Per la finalità di ricerca scientifica, è previsto un tempo di conservazione dei dati trattati? Allora, c'è un'equa distribuzione, più o meno, anche se vedo che prevale un po' il no, sta un po' crescendo, anzi, vabbè, non ci soffermiamo molto sulla domanda, perché come vi ho detto oggi è un incontro piuttosto denso, quindi rischiamo di andare un po' lunghi. Allora, per ricerca scientifica, così in generale, no, non è previsto un tempo di conservazione. L'articolo 5 di cui vi ho parlato, che è quel nel principio di limitazione della conservazione, dice che i dati devono essere conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali sono trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi, a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica a fini statistici. Quindi, in realtà, un tempo esplicito non c'è, salvo situazioni, casi particolari, in cui c'è una normativa di settore. E infatti, queste indicazioni che ho messo, quindi 5 anni e 25 anni, non sono due numeri a caso che ho preso. 5 anni è un numero che viene richiamato nelle regole deontologiche, le ripeteremo nell'ultimo di questi incontri, ma è un tempo previsto per la conservazione della documentazione dalla conclusione del trattamento e non per la conservazione dei dati. Quindi questo deve essere importante. I 25 anni invece sono un tempo richiesto per la conservazione dei dati, ad esempio nel regolamento del 2014 per le sperimentazioni farmacologiche, ma è specifico solo per quel tipo di attività e quindi per quel settore della ricerca. Quindi non può essere esteso così di default a tutte le altre sperimentazioni cliniche o comunque insomma ricerca scientifica. Ok, possiamo tornare quindi esattezza. Allora, e quindi abbiamo detto limitazione della conservazione, quindi l'articolo 5 ci chiede che i dati siano mantenuti solo fino al raggiungimento delle finalità ed è consentito, come abbiamo visto, un tempo maggiore senza un'indicazione ben precisa se i dati sono trattati per ricerca scientifica. La cosa importante che sottolineo è che è comunque necessario giustificare il periodo di conservazione.
Può essere 3 anni, può essere di 5, può essere di 25, 30 anni, non importa. L'importante è che sia giustificato, perché nel caso di controllo questo viene richiesto. Questo non perché il progetto duri 25 anni, ovviamente il progetto potrebbe durare magari 3 anni, ma io poi conservo i dati per 7 anni. In un certo senso si riconosce il fatto che comunque l'attività di ricerca, anche con le pubblicazioni, comunque prosegue dopo magari spesso la conclusione di un progetto finanziato. Quindi, come dicevamo, è importante nel progetto legato, diciamo, a quello che è il trattamento dei dati, quindi nella documentazione relativa al trattamento, è importante quindi dichiarare per quanto tempo i dati devono essere trattati e per quanto tempo i dati devono essere conservati. Ovviamente nella pubblica amministrazione c'è un massimario di scarto, titolari di conservazione e così via, quindi lì sono dettati i tempi anche di conservazione, per cui il tempo che dichiariamo può derivare da quello, può essere chiaramente giustificato da queste norme. Ultima cosa riguardo la conservazione. La conservazione non è un'attività distinta rispetto al trattamento, anche la conservazione è trattamento. Quindi io finché io mantengo i dati, anche se non ci faccio niente, li conservo, li metto, li surgelo, diciamo, in un database, comunque li sto trattando. Il trattamento si conclude solo quando io elimino i dati oppure li rendo totalmente anonimi. Allora, principi di integrità e riservatezza. Per chi si occupa di sicurezza, questi parlando di sicurezza, appunto, caratteristiche abbastanza note. Quindi per sicurezza di dati si intende integrità, disponibilità e riservatezza. L'abbiamo visto nel incontro scorso che anche violazioni legate all'integrità e alla disponibilità, non solo relativa alla riservatezza, possono comportare una limitazione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone. Quindi è importante che i dati siano integri, disponibili e di nuovo spetta al titolare andare a identificare le misure tecniche organizzative adeguate per lo specifico trattamento in funzione del contesto e così via. Quindi di nuovo richiamiamo il concetto di responsabilizzazione del titolare. Non esiste più, se non per questioni specifiche, poi vedremo, l'indicazione come era nelle precedenti normative, ad esempio, delle misure minime. Questo per far sì che chiaramente il GDPR sia una norma dinamica che si adegua chiaramente all'evolversi delle tecnologie. Considerate infatti che poi il GDPR è un regolamento, come detto, generale, quindi dati personali, quindi è un regolamento che potrete vedere un po' come orizzontale. Poi ci sono una serie di regolamenti che sono in discussione, sono stati messi ora, che li possiamo vedere come dei regolamenti che vanno più in verticale su alcuni settori, ad esempio il regolamento sull'intelligenza artificiale, ma che ovviamente trovano i fondamenti nei principi definiti dal GDPR come appunto un regolamento generale. Vediamo un'altra domanda che vi pongo. Chiedo ai colleghi di GAR se possono mandare. Ok, quella successiva. Eccolo qui. Allora, spesso si parla di basi giuridiche, nell'informativa vengono richiamate spesso le basi giuridiche, in generale nel gergo, diciamo, del trattamento dei dati, si parla di basi giuridiche e non so, e sono una cosa fondamentale, non so effettivamente quanti abbiano chiaro il significato di base giuridica del trattamento. Come immaginavo, il sì è piuttosto basso, quindi magari qualcuno si è più o meno chiaro, un po' confuso,
per niente chiara. Allora, ritorniamo su uno dei principi che abbiamo definito inizialmente, anzi proprio il primo dei principi, quindi quello di liceità, correttezza e trasparenza. Abbiamo detto, abbiamo parlato della correttezza e della trasparenza, abbiamo lasciato da parte il concetto di liceità che quindi andiamo a prendere proprio ora. Allora, le basi giuridiche cosa sono? Il concetto di liceità, il GDPR mi dice che il trattamento deve essere lecito. Che vuol dire che deve essere lecito? Che deve essere svolto a norma di legge. Le leggi quali? Ovviamente lo abbiamo visto nel primo incontro, qual è, insomma, il quadro normativo, quelle principali in tema di trattamento dati, ma non solo quelle. Quindi il GDPR come primo, il codice privacy, ma non solo. Anche le regole deontologiche, ad esempio, infatti. Le regole deontologiche le troviamo nel codice privacy all'articolo 2 quater che definisce per l'appunto le regole deontologiche e il paragrafo 4 mi dice che il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali. Quindi un trattamento che non rispetti le regole deontologiche, e in questo caso quelle che ci interessano, diciamo, in questo contesto sono le regole deontologiche per la ricerca scientifica, quindi un trattamento che non rispetti le regole deontologiche è considerato illecito. Quindi consiglio vivamente a tutti quanti i colleghi che operano nella ricerca di andare a leggere le regole deontologiche. Ne parleremo comunque nell'ultimo incontro. Quindi, più in generale, cosa sono, che vuol dire trattamento lecito? E abbiamo detto che deve essere fatto a norma di legge. La legge, principalmente, come abbiamo detto, è il GDPR, che all'articolo 6 elenca tutta una serie di condizioni, quindi i cosiddetti possiamo definirli come presupposti, cioè un trattamento è lecito se rientra se si verifica almeno di uno di quei presupposti elencati. Quindi sono una sorta di autorizzazioni, possiamo dire. Quindi io, il titolare, è autorizzato a trattare dei dati se la finalità che sta svolgendo, per cui li raccoglie, che intende raggiungere, rientra in una di queste, di questi presupposti. Quindi le finalità, le basi giuridiche sono molto legate. Quindi io ho una finalità da raggiungere, benissimo, posso trattare i dati per raggiungere questa finalità se c'è ricado in uno di questi presupposti. Il primo elencato è il consenso, e questo era abbastanza scontato immaginarlo. Dopodiché ci possono essere tutta un'altra serie di condizioni, ad esempio una situazione di contratto o condizioni precontrattuali che c'è fra chi raccoglie i dati, quindi il titolare e l'interessato. Ci potrebbe essere un obbligo legale che deve essere rispettato dal titolare. Ci potrebbe essere la situazione della salvaguardia interesse vitale dell'interessato di altra persona fisica. Vedete qui il discorso che facevamo prima sulla correttezza, quindi la protezione delle persone fisiche, non solo dell'interessato. L'interesse pubblico o pubblici poteri di cui è investito il titolare, il legittimo interesse del titolare, che è un concetto che poi riprenderemo meglio perché probabilmente è una di quelle situazioni forse poco chiare. Nell'utilizzare quelle basi giuridiche è importante andare a vedere prima di tutto se si ricade in uno degli altri presupposti diversi dal consenso, anche se il consenso è indicato per primo. Questo perché? Perché l'obiettivo, come abbiamo detto, è anche quello di far circolare i dati, perché, come abbiamo detto, non è soltanto per una questione economica, ma anche il fatto di farli circolare può contribuire a tutelare, diciamo, le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. Quindi i dati devono circolare, per cui oggi si tende appunto a passare, come abbiamo detto, alla logica del controllo, quindi bisogna andare a vedere prima di tutto se ci sono altri presupposti oltre al consenso.
Solo nel momento in cui nessuno degli altri presupposti è applicabile, allora si può ricorrere al consenso. Attenzione che è sbagliato dire nel dubbio io chiedo il consenso dell'interessato, così sono tranquillo. Perché, come abbiamo detto, in molti casi il consenso non è appropriato. Come abbiamo visto l'articolo 6, come dicevo, in cui sono elencati tutti i presupposti, quindi dice che il trattamento è lecito solo se nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni, quindi potrebbero essercene anche di più, però chiaramente ci deve essere almeno una per cui il titolare poi possa trattare dati. Il consenso, ci sono stati casi recenti, trovate il QR code, indica, riporta su un URL di un articolo in cui descrive come il garante greco, non molto tempo fa, ha sanzionato un'azienda proprio per una scorretta applicazione della base giuridica, diciamo, proprio perché aveva utilizzato il consenso quando invece il presupposto poteva essere e doveva essere diverso. Questo per evitare anche situazioni inaspettate, cioè casi in cui, e questo lo dicono anche le linee guida, in cui ad esempio io dichiaro che il consenso è la mia base giuridica del trattamento, dopodiché ho difficoltà ad ottenere il consenso e cambio e dico che a questo punto la base giuridica è il legittimo interesse. Lo European Data Protection Board, proprio nelle linee guida 5.20.20, dicono che comunicare che i dati saranno trattati sulla base del consenso, mentre in realtà si fa affidamento su un'altra base legittima, sarebbe fondamentalmente scorretto nei confronti dell'interessato. Quindi fate attenzione a quello che è la corretta base giuridica. Per quanto riguarda i presupposti dell'obbligo legale e soprattutto dell'interesse pubblico, attenzione che non possiamo da soli dire ok, noi facciamo qualcosa che è nel pubblico interesse. Le situazioni in cui ci troviamo a avviare un trattamento nel pubblico interesse o perché il titolare è investito di pubblici poteri o perché c'è un obbligo legale sono descritte dall'articolo 2-ter del codice privacy. Quindi fate attenzione, cioè non basta dire ok, noi siamo, lo facciamo perché insomma lo facciamo nell'interesse pubblico. È importante che sia così. Ora, nel caso della ricerca scientifica, o sempre CNR, certamente è un ente investito di pubblici poteri e l'attività è svolta nell'interesse pubblico. Fate attenzione perché fino ad ora stiamo parlando di dati personali in generale, quindi in particolare dati personali comuni. Non siamo andati ancora nel dettaglio di altre tipologie di dati, di sottotipologie, visto che abbiamo classificato come dati personali e non personali fino ad ora i dati a disposizione. Terza domanda. Allora, abbiamo parlato del legittimo interesse come uno dei presupposti e credo che molti abbiano notato recentemente che nei cookie banner di molti siti in cui viene richiesto il consenso per accettare i cookie, le opzioni, le scelte erano sì, no, come ovvio che sia. Recentemente si è aggiunta una terza opzione, legittimo interesse. Allora, a vostro parere, è giustificata tale richiesta? Quindi abbiamo detto che il legittimo interesse è un trattamento svolto nell'interesse del titolare. Poi lo approfondiremo un attimo, però sicuramente molti di voi avranno visto questa situazione. Sta crescendo il no. Ok, possiamo tornare alla presentazione. Il legittimo interesse. Allora, il legittimo interesse, come abbiamo detto, è un interesse del titolare, non dell'interessato. Quindi il GDPR consente anche che i dati possano essere trattati quindi nell'interesse del titolare, purché non prevalgano gli interessi dell'interessato. Che vuol dire? Vuol dire che anche in questo caso è necessaria un'attenta analisi che viene
chiamata LIA, Legitimate Interest Assessment, perché bisogna andare a vedere effettivamente se gli interessi degli interessati non siano prevalenti rispetto a quelli del titolare. Nel caso dei cookie c'è, secondo me, un qualcosa che è profondamente sbagliato, cioè già il fatto di porre come domanda all'utente se i dati possono essere trattati nel legittimo interesse del titolare è un qualcosa che è un controsenso, perché se il titolare li tratta nel legittimo interesse non chiede il consenso all'interessato, a quel punto lì il presupposto è il consenso, se glielo deve chiedere, quindi se lo fa nel legittimo interesse suo, li tratta, punto. Dopodiché l'interessato potrà opporsi se ritiene che non sia corretta quella base giuridica, però non lo chiede all'interessato. Quindi innanzitutto è sbagliato proprio per come è posta concettualmente. Dopodiché non è nemmeno lecita, perché questo lo ha chiarito molto bene il garante nelle linee guida sui cookie, quindi che sono state pubblicate, sbaglio, giugno dell'anno scorso. Quindi il legittimo interesse in quel caso lì non si applica. Perché? Perché il legittimo interesse può essere applicato tenendo conto delle ragionevoli aspettative, appunto, dell'interessato. Cioè, l'interessato può, o meglio, il titolare può trattare i dati con legittimo interesse nel momento in cui è un trattamento che l'interessato si aspetta. Un esempio classico che si fa, interessato va ad acquistare, si interessa, diciamo, per l'acquisto di un'auto, passa da un concessionario, chiede il preventivo, in quel caso lì si ricade nel caso di un contratto o condizioni precontrattuali, quindi non serve anche in quel caso lì il consenso, il concessionario ottiene questi dati e ha la possibilità di produrre il preventivo. Allora, in questo caso si possono verificare poi due situazioni. L'interessato effettivamente acquista l'auto, a questo punto stabilisce anche un rapporto con il concessionario che probabilmente poi potrà utilizzare questi dati, e qui nel legittimo interesse del titolare, per mandare magari promozioni, notifiche di promozioni relative a quell'auto perché magari è uscito il modello nuovo e così via. Oppure l'interessato, ottenuto il preventivo, non passa più dal concessionario perché non gli interessa, cambia idea, compra un'altra auto. A quel punto il concessionario non può utilizzare nel legittimo interesse quei dati per finalità di marketing, quindi per mandargli, perché non si è stabilito un rapporto e l'interessato non si aspetta questo trattamento. Allora, il legittimo interesse nella pubblica amministrazione non può essere utilizzato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, perché si presuppone che la pubblica amministrazione operi sulla base di indicazioni definite dalla legge, quindi ci sarà l'obbligo legale, l'interesse pubblico e così via. Tuttavia, però, potrebbe essere utilizzato non nelle attività istituzionali, ma in attività correlate, ad esempio il monitoraggio della rete per questioni di sicurezza, videosorveglianza e così via. Quindi non è a priori totalmente escluso, quindi è escluso per la pubblica amministrazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Ancora una domanda. E siamo alla quarta domanda. Allora, il consenso deve essere sempre rilasciato per iscritto? Sì, prevale. Il no, pari merito. Il sì, per dati particolari. Allora, vediamo. Aumenta il sì. Torniamo sulla presentazione. Allora, il consenso è, dalla definizione, quindi, del GDPR, qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato. Quindi, guardate, qualsiasi manifestazione, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Quindi, non è necessario in generale che sia per iscritto. Quello che è necessario è che possa essere dimostrato. Quindi io potrei anche registrare, acquisirlo con un video, in qualche modo, purché poi sia in grado di dimostrarlo. È necessario che sia per iscritto o almeno documentato per iscritto,
questo è quello che è scritto nelle regole deontologiche, poi magari le rivedremo meglio, se si tratta di dati particolari, che poi vedremo fra poco, utilizzati nella ricerca scientifica. Questo almeno in Italia è richiesto che ci sia in generale il consenso, vedremo anche perché, e che quindi sia per iscritto o comunque sia documentato per iscritto come è stato ottenuto. Il consenso deve essere chiaro, comprensibile, facilmente accessibile, chiaramente distinguibile. Allo stesso modo deve essere revocabile. Nel momento in cui il consenso è revocato, il trattamento dei dati fino a quel momento rimane lecito. Quindi fino alla revoca il trattamento dei dati è lecito. In Italia, per la società dell'informazione, il consenso per i minori è stabilito per 14 anni, quindi da 14 anni in su è lo stesso interessato che può fornirlo. Il GDPR parla di 16, però dà la possibilità agli Stati membri di modificarlo, in Italia è stato portato a 14. E in questi giorni si parla tanto del consenso progressivo, che in realtà è già definito in un considerando del GDPR, ma se ne parla proprio perché è stato anche pubblicato un parere che consiglio di vedere a molti, lo vedete quel parere nell'ultima riga sul blocco dei riferimenti, quindi il parere del garante 97911886, è spiegato, se volete, in un video di Guido Scorza, che sapete è componente del collegio del garante, raggiungibile tramite quel QR code. Il consenso progressivo cosa dice? Siccome nella ricerca scientifica, l'abbiamo detto prima, non sempre è chiaro quale sia la finalità, è possibile rilasciare un consenso, richiedere un consenso progressivo. Cioè è possibile richiedere un primo consenso per una prima raccolta e poi, man mano che le finalità sono più chiare, chiedere un consenso successivo, quindi sempre più definito. Questo è molto importante soprattutto quando si vanno a costituire le basi dati le biobanche, sostanzialmente, che siano i dati, che siano i campioni, perché di fatto il garante ha stabilito che è possibile quindi richiedere un consenso per l'inserimento di questi dati o campioni nella biobanca e quindi per scopi, anche se diciamo finalizzata su uno specifico settore, però per progetti diversi, ma poi è necessario di volta in volta richiedere un consenso nuovo, quindi per lo specifico progetto, o quantomeno informare successivamente l'interessato in modo che eventualmente possa revocare il consenso. Quindi direi che è molto utile ed è opportuno forse nelle biobanche che sono messe a disposizione per progetti diversi, che ogni volta, quindi che ci sia un consenso intanto per l'inserimento in una biobanca e poi ogni volta che viene definito un nuovo progetto che utilizza quei dati, si chiede il consenso nuovamente all'interessato. Caso in cui invece magari un gruppo può raccogliere dei dati, anche se finalizzati sempre a uno specifico settore di ricerca, ma che mantiene, che quindi conserva nel tempo e che poi periodicamente riutilizza, è opportuno in quel caso lì magari il fatto di, avendo chiesto il consenso iniziale, avvisare, diciamo, comunicare all'interessato di volta in volta le nuove informazioni sull'uso tutte le volte successivo che si fanno di quei dati, in modo che, come abbiamo detto prima, lui sia sempre aggiornato e possa in qualsiasi momento decidere di revocare il consenso. Ritornando quindi al caso dei cookie, la preselezione, abbiamo detto che deve essere una volontà libera, specifica, inequivocabile. La preselezione dei cookie, parliamo dei cookie chiaramente di profilazione, soprattutto quindi non quelli tecnici, non è consentita, quindi deve essere un opt-in, non un opt-out. Quindi io devo poter andare a indicare in maniera esplicita che voglio accettare i cookie di profilazione e non il contrario. Se il consenso è raccolto senza il rispetto della normativa, non è considerato vincolante. Quindi, come abbiamo detto, il consenso in molte situazioni è inopportuno e quindi può non essere vincolante e quindi non è valido.
È importante quindi che il consenso sia definito e richiesto per, se ci sono più finalità, per ognuna delle finalità, che quindi sia ben distinto. Ci possono essere trattamenti in cui si raccolgono più dati, in cui una parte dei dati possono avere una base di legittimità, quindi ad esempio quella del contratto, e poi un'altra parte siano legate al consenso. Quindi io raccolgo dei dati, alcuni sono necessari per fornire il servizio. Altri invece mi possono essere utili per mandarti comunicazione, li devo distinguere. E quindi sui primi non ti chiederò il consenso, sui secondi sì. Allora, vediamo domanda 5. Allora, i dati di un interessato che revoca il consenso devono essere eliminati? Allora, vedo che la risposta è sì, e effettivamente è così. Questo lo dice l'articolo 17 del GDPR. Il fatto che alla revoca del consenso il trattamento sia lecito vuol dire che i dati di quell'interessato che ho trattato fino alla revoca del suo consenso, quel trattamento di quei dati era lecito, era fatto secondo la legge. Questo non vuol dire che li devo conservare. Nel momento in cui il consenso mi viene revocato, se non ci sono altre basi giuridiche, perché abbiamo visto i presupposti, quindi possono essere almeno uno, se non ci sono altre basi giuridiche o comunque il consenso è fondamentale, come nel caso della ricerca, io dovrei andare a cancellare quei dati, a meno che questo non comporti effettivamente una compromissione, diciamo, di quello che sono i risultati, gli obiettivi del progetto. Ma in questo caso fate attenzione perché è importante documentarlo. Torniamo su presentazione, andiamo sui dati biometrici, siamo un po' indietro, bisogna anche un po' accelerare. Allora, scusate, dati particolari. Allora, fra i dati personali abbiamo i dati particolari, che sono quei dati che venivano definiti come dati sensibili, ancora oggi in realtà il codice privacy li definisce come dati sensibili. Il regolamento li indica come dati particolari, che quindi sono quei dati che indicano origine razziale, etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose, che conoscete, quindi dati biometrici, dati relativi alla salute. Allora, ho visto e parliamo anche di dati biologici e dati genetici, se dai campioni biologici possono essere estratti tali dati. Ho visto che ci sono state una serie di domande la volta scorsa a cui non siamo riusciti a dare risposta, non sono riuscito a dare risposta. Probabilmente, non so se il soggetto è lo stesso, chiedeva scientificamente: non è possibile risalire con il valore di emoglobina a quale soggetto appartiene? Come fa un ricercatore che tratta, scusa, non c'è la domanda, a quale soggetto appartiene? Come fa un ricercatore che tratta un campione biologico risalire a dati personali? Solo se si commette l'illecito di associare dati genetici a un dato personale sono definibili personali, questa è un'affermazione. Ma come è possibile associare lecitamente il DNA al nome e cognome di una persona? Continuo, quindi mi fa pensare che sia sempre la stessa persona. Come minimo serve che il DNA sia stato inserito per qualche motivo in un database e se anche fosse, l'accesso sarebbe riservato al personale indicato e regolato da leggi. Sarebbe legale. Allora, i dati genetici sono dati personali e questo è ribadito più volte. Innanzitutto vediamo la definizione. Quindi nell'articolo 4 del GDPR trovate la definizione di dato genetico. Dati genetici sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche. Quindi già questo vi fa pensare sulla fisiologia, sulla salute di detta persona fisica, che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. D'altra parte si sa che le indagini vengono anche fatte appunto andando a estrarre il DNA di campioni biologici, quindi questo consente di poter risalire a una persona. È vero che chiaramente io devo avere queste informazioni, quindi dovrò avere un altro campione per poi poterlo associare, che però potrei procurarmi. E questo però c'è un'eccezione per un trattamento particolare, diciamo, una considerazione particolare su questo dato, ma lo vedremo dopo. Vediamo anche i dati biometrici. Anche i dati biometrici sono quei dati che sono ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali di una persona fisica che ne consentono e confermano l'identificazione univoca quale immagine facciale.
Allora, lo European Data Protection Board definisce il dato, a questo punto viene dato biometrico, come un dato, il regolamento, scusate, definisce il dato biometrico come un dato particolare, ma quando deve essere considerato un dato biometrico? Nelle linee guida su trattamenti tramite dispositivi video, il board europeo dice che per poter configurare un trattamento dei dati biometrici secondo la definizione del regolamento, il trattamento dei dati grezzi, come ad esempio le caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, deve comprendere una misurazione di tale caratteristiche, quindi non semplicemente l'immagine. Quindi ci deve essere un qualcosa che in automatico mi riconduce al soggetto. Tuttavia, le riprese video di un individuo non possono essere considerate di per sé dati biometrici, ai sensi dell'articolo 9, quindi non possono essere trattati come dati particolari, se non sono state sottoposte a un trattamento tecnico specifico per contribuire all'identificazione di tale individuo. Ancora, dato genetico, le prescrizioni del garante indicano che il dato genetico è quel dato, dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia, sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione. Il campione biologico è ogni campione di materiale biologico da cui possono essere estratti dati genetici caratteristiche dell'individuo. Quindi, intanto il campione biologico è equiparato quindi al dato genetico e il dato genetico è da considerarsi un dato particolare e questo lo troviamo nel documento che nel blocco dei riferimenti lo trovate come penultimo, in cui c'è un'esplicita domanda posta dalla Commissione europea al board europeo. In che misura, se non del tutto, i dati genetici possono essere considerati anonimizzati laddove il titolare del trattamento compia sforzi ragionevoli e utilizzi mezzi tecnicamente disponibili per impedire la reidentificazione delle persone? L'EDPB sottolinea che la possibilità di rendere anonimi i dati genetici rimane una questione irrisolta. Al momento resta aperto da dimostrare se qualsiasi combinazione di mezzi tecnici e organizzativi possa essere efficacemente impiegata per rimuovere l'informazione genetica dall'ambito di applicazione del GDPR. Tuttavia, nell'interesse della tutela dei diritti e delle libertà dei singoli interessati, si raccomanda vivamente che tali dati genetici siano trattati come dati personali e che il loro trattamento sia condotto con l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la conformità con il regolamento. Quindi, a questo punto spero, penso che sia chiaro che il dato genetico, quindi anche il campione biologico, deve essere considerato come un dato particolare e quindi è necessario mettere in atto queste misure. Allora, i dati particolari, non mi soffermo su questo, possono essere, anzi no, mi soffermo un attimo, nel senso che vediamo che l'articolo, sono trattati dall'articolo 9 e il primo paragrafo dell'articolo 9 dice che i dati particolari non possono essere trattati, punto. Dopodiché al paragrafo secondo dice il primo paragrafo non si applica se ci troviamo in una di queste situazioni, quindi definisce delle deroghe. Questo fa capire già intanto l'importanza che viene data ai dati particolari. Le deroghe prevedono il consenso, il diritto di lavoro, l'interesse vitale, trattamenti per organismi non a scopo di lucro, difesa di un diritto in sede giudiziaria e così via. Fra questi c'è anche l'interesse pubblico rilevante sulla base dell'ordinamento europeo interno e questo è definito anche nel codice privacy quando si intende, quando ci troviamo in situazione di interesse pubblico rilevante dall'articolo 2 sexis, quindi come per casi dati personali comuni per il 2 ter, anche in questo caso parliamo di interesse pubblico, ma qui deve essere rilevante per trattare dati particolari e non lo possiamo definire semplicemente noi, dobbiamo fare un'analisi, ma tenendo conto quindi di quanto indicato ed elencato nell'articolo 2 sexis del codice privacy.
possono essere eventualmente trattati, ovviamente per trattamenti sanitari, anche per ricerca scientifica, storica e statistica. E a questo punto, no, andiamo avanti così, siamo un po' indietro. Allora, questo vuol dire che si possono trattare per senza il consenso dati particolari, se abbiamo, quindi se ci ritroviamo in una deroga per ricerca scientifica. In Italia questo non è possibile, è richiesto sempre il consenso. Questo perché? Perché lo troviamo sempre nello stesso articolo 9 che descrive dati particolari, il legislatore europeo lascia libertà poi al legislatore nazionale dello Stato membro di definire ulteriori limiti, e la richiesta in Italia è espressamente richiesto che dati particolari trattati per ricerca scientifica siano trattati anche con il consenso dell'interessato. Quindi viene definita come un'ulteriore condizione di liceità. Allora, ci sono situazioni, in effetti, in cui la finalità del trattamento non richiede più identificazione dell'interessato e non è necessario, in questo caso, conservare i dati identificativi per garantire i diritti dell'interessato. Effettivamente, questo è descritto dall'articolo 11. Si evita quindi che ci sia un paradosso, cioè che io debba mantenere dei dati identificativi pur non avendone bisogno, semplicemente per garantire i diritti. Quindi alla fine un trattamento eccessivo, semplicemente perché devo garantire i diritti. Allora, questo è consentito, e quindi ritorniamo al discorso dei dati genetici. A mio parere questo si può applicare ai dati genetici, laddove per l'appunto io non ho, e lo posso dimostrare, attenzione che è importante dimostrarlo, la possibilità dal campione biologico, dal dato genetico, di risalire al soggetto. A meno che, in questo caso, non sia lui, quindi io devo, a questo punto, ho l'obbligo di garantire i diritti quando è lo stesso interessato che mi fornisce elementi identificativi in modo che io possa identificare quindi i suoi dati nel mio database o nella mia biobanca. Ad esempio, mi fornisce un campione, un capello, qualcosa dove io posso estrarre il DNA, confrontarlo e quindi vado a eliminare quel campione. Quindi vedete che comunque parliamo di dati personali, quindi non sono considerati dati anonimi o anonimizzati, per cui comunque questo significa che vanno, anche se io personalmente non sono in grado di risalire l'identità dell'interessato, devo comunque garantire delle misure che siano adeguate per quel trattamento. Concetto di trasparenza. Il concetto ne abbiamo già parlato, è un obbligo trasversale che lo troviamo nell'informativa, quindi nell'informazione che dobbiamo fornire all'interessato. Nelle modalità con cui comunichiamo i diritti all'interessato bisogna fare in modo che siano semplici e che quindi lui effettivamente possa esercitare i propri diritti, e come lui possa agevolarli, quindi mettendo a disposizione numeri di telefono, indirizzi mail, in funzione del trattamento. Cioè, se ad esempio raccolgo i dati anche in formato cartaceo perché vado direttamente a casa delle persone e poi per poter esercitare i propri diritti do soltanto l'indirizzo email, magari il soggetto da cui ho raccolto quei dati non avrà la possibilità, è un anziano magari, non avrà la possibilità di mandarmi email. Quindi è importante fare in modo, assicurarsi che anche l'esercizio dei diritti interessati sia agevolato. Ma non solo nell'informativa. Se abbiamo una situazione di contitolarità, ad esempio, è richiesto che una sintesi dell'accordo di contitolarità sia messa a disposizione degli interessati. Nel caso di una violazione, gli interessati devono essere messi a conoscenza, se chiaramente ci possono essere situazioni che impattano in maniera significativa. Nel momento in cui faccio una valutazione di impatto, non è obbligatorio, ma è consigliato che una sintesi, chiaramente perché ci possono essere informazioni delicate, della valutazione di impatto sia messa a disposizione dell'interessato. È importante quindi soprattutto specificare quando abbiamo più finalità in maniera distinta le diverse finalità. È preferibile spesso quindi andare a identificare una un'informativa per trattamento, laddove casi particolari richiedono, che ne so, una sola raccolta per più finalità, può essere ovviamente diciamo
pubblicato, insomma, redatto un unico documento, purché siano distinte effettivamente le finalità, le basi giuridiche, i titolari, eccetera, eccetera. Quindi è importante che sia molto chiaro. Quando deve essere fornita l'informativa? Sempre. E ritorniamo al discorso del controllo, l'abbiamo detto più volte, magari il consenso non viene richiesto sempre perché abbiamo altri presupposti per poter trattare quei dati, ma l'informativa ci deve essere sempre. Tranne in casi molto particolari, possiamo considerarli quindi segreto di Stato, sicurezza nazionale, ma quindi possiamo dire, generalizzando, che insomma deve essere fornita a terzi, sempre. Se i dati sono ottenuti da un terzo, c'è un limite, entro la prima comunicazione all'interessato o a un altro destinatario e comunque entro un mese prima del trattamento. Come deve essere fornita? Allora, il cosa ci viene indicato negli articoli 13 e 14, il 13 quando noi otteniamo i dati direttamente dall'interessato, il 14 quando otteniamo i dati da terzi. Ma l'articolo 12 ci indica anche come devono essere forniti questi dati. Vedete che quindi la forma, diciamo, è anche sostanza in questo caso. Quindi i dati, l'informativa, l'informazione sul trattamento deve essere fornita in maniera concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro, cioè, dico io, in maniera efficace. Quindi non va bene l'informativa come si faceva, purtroppo si fa ancora, di quattro pagine scritte fitte, dove ci viene ripresentato il foglio, qui due firme per la privacy. Cioè il fatto che ce ne siano più di una vuol dire che evidentemente ci sono dati che non sono così necessari. In molti casi, ad esempio, io mi vado a scrivere in palestra, non è necessario che mi venga chiesto il consenso, perché è una sorta di contratto che io sto facendo. Quindi non è necessario che mi venga chiesto il consenso, ma è necessario che mi venga data l'informativa. Invece nella maggior parte dei casi mi viene presentato il foglio, firmo e se lo riprendono. Quindi questa è una situazione totalmente sbagliata. È possibile quindi anche utilizzare delle icone. È stato fatto un contest da parte del Garante e lo trovate sul sito del Garante. Ci sono 4 set di icone per rendere più semplice la lettura dell'informativa, anche perché la struttura dell'informativa è ben definita. Il contenuto deve essere poi invece molto specifico per il trattamento. Vi preannuncio che stiamo comunque organizzando, credo, insomma, non dovremmo esserci problemi, anche insomma degli incontri specifici su come scrivere l'informativa. Per i colleghi del CNR, sul sito dell'RPD trovate anche una pagina dedicata su come scrivere in maniera corretta un'informativa. In realtà la pagina è accessibile pubblicamente. Quindi come dicevo non può essere generica, non va bene l'informativa omnibus, diciamo un'informativa per un istituto per tutti i trattamenti, anche perché diventerebbe abbastanza complesso scriverla in maniera corretta. È più facile scrivere più informative, ognuno specifica per un trattamento particolare, perché per quel trattamento è chiaro qual è il fine, quali sono i dati raccolti, quali sono i destinatari e così via, piuttosto che scrivere un unico documento che debba prevedere tutte le possibili situazioni. Non risulterebbe comunque chiaro e quindi non si rispetterebbe l'articolo 12. Ecco, cos'è che non va scritto in un'informativa, ad esempio? Cosa che presto troviamo. I dati verranno trattati secondo la normativa vigente. Questo è ovvio, quindi perché scriverlo? I tuoi dati personali potrebbero essere usati per finalità di ricerca, senza specificare qual è il settore della ricerca, l'abbiamo detto più volte anche con il discorso del consenso progressivo. I dati personali saranno conservati fino al raggiungimento delle finalità del trattamento. Questo me lo dice la legge, che io li devo tenere fino al raggiungimento delle finalità e dopo li devo eliminare. La cosa importante è quindi non scrivere cose che non diano un'informazione concreta all'interessato. Quindi non serve a niente scrivere un qualcosa che mi viene richiesto dalla legge. Tant'è che addirittura il Working Party in 29, se ricordate così ne abbiamo parlato nel primo incontro, dice che addirittura nell'informativa, nelle informazioni da dare, si dovrebbe evitare l'uso di qualificatori linguistici come può, potrebbe, alcuni, spesso, possibile. Quindi le informazioni devono essere chiare e certe. L'informazione che arriva all'interessato deve essere certa. È possibile anche un'informativa stratificata, ad esempio, che ne so, all'ingresso di un
di uno stabilimento, viene richiesto la carta d'identità, faccio per dire, è possibile magari esporre una pagina con l'informativa molto, molto estremamente sintetica, quindi con una riga per sezione, diciamo, e poi rimandare, magari mettendo un QR code, per esempio, ad una pagina del sito dell'organizzazione in cui si trova l'informativa completa. Quindi questo è possibile, la cosiddetta appunto informativa stratificata. Quindi, cosa ci deve essere? Vi rimando a, come ho detto, all'articolo 13 e 14, ma è importante che ci siano, quindi, l'identità, i dati dei contatti del titolare, i dati del contatto dell'RPD, le finalità, le basi giuridiche che sono strettamente legate, come abbiamo visto prima, le categorie di dati, se i dati sono ottenuti da terzi, perché l'interessato quindi deve sapere quali dati il titolare ha ottenuto da qualcun altro. Se li richiede direttamente all'interessato, chiaramente lo sa. Quindi eventuali destinatari, se ci sono trasferimenti verso paesi terzi fuori dall'Unione Europea. È importante che deve essere indicato in maniera esplicita il periodo di conservazione o almeno un criterio per cui l'interessato possa determinare il periodo. Quindi, scusate, stiamo andando un po' lunghi, cerco di accelerare. Quindi non va bene, come abbiamo detto prima, scrivere che si terranno fino al raggiungimento delle finalità. L'interessato deve sapere quando finisce il trattamento. Quindi uno può dire, ok, mantengo i dati per un mese oltre la conclusione del rapporto. L'interessato sa quando si chiude il rapporto e sa che quindi i dati verranno mantenuti dal titolare per un altro mese. In questo caso sì, oppure una data specifica. Quindi indicare i diritti, soprattutto, eventuali obblighi legali oppure conseguenze in caso di mancata rilascio di determinati attributi, determinati dati. E l'esistenza di un processo eventualmente decisionale automatizzato. Allora, fra i diritti dell'interessato troviamo quindi che i diritti sono accesso, cancellazione, opposizione e così via. È possibile, se una richiesta è manifestamente infondata, ma lo deve dimostrare sempre il titolare, quindi ad esempio di carattere ripetitivo, addebitare dei costi o rifiutarsi. È molto difficile però, quindi è importante che è onere del titolare dimostrare che effettivamente lo sia, quindi considerate che in genere chiaramente la tutela è per l'interessato, quindi non è semplice. È possibile limitarlo per sicurezza nazionale, difesa o per la tutela dell'interessato e dei diritti delle libertà altrui, quindi ritorniamo al discorso della tutela delle persone fisiche, quindi per pensare al caso del whistleblower. Quindi non posso rilasciare informazioni su chi ha fatto, diciamo, la soffiata, ovviamente, perché devo tutelare a questo punto il terzo. Allora, mi soffermo sul diritto d'accesso, perché? Perché l'articolo 15, appunto, dice che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare il trattamento e la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano, e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni, finalità del trattamento, categorie, eccetera, eccetera. Il considerando 63 del GDPR dice che se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità di informazioni, immaginate il caso appunto nostro del CNR, o di un ente di ricerca, o comunque di una regione, riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione dell'attività di trattamento a cui la richiesta si riferisce. Attenzione però che con le linee guida di gennaio 2022 il board europeo ha specificato che if the data subject, quindi l'interessato, who has been asked to specify the scope of its request, confirms to seek all personal data concerning him or her, the controller, of course, has to provide it in full. Quindi, anche se io chiedo, titolare, all'interessato di darmi indicazioni più precise riguardo al trattamento che gli interessa, e l'interessato dovesse dire comunque, no, io voglio tutto, senza specificare, io sono tenuto a dargli tutte le informazioni. Questo, in alcuni casi, potrebbe essere anche un bel problema, perché immaginare che non è facile ad oggi tenere traccia, sì, si tiene traccia dei registri con i registri dei trattamenti, ma avere il dettaglio
di quale interessato è coinvolto in quali trattamenti, questo effettivamente è un problema. Questo può essere effettivamente una criticità. Allora, velocemente sulla profilazione, quindi fra i diritti, l'interessato ha il diritto di non subire decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato. Quindi non è che non si possa applicare il trattamento automatizzato, ma una decisione non può basarsi esclusivamente su quello che ha prodotto l'algoritmo. Quindi chiaramente si fa riferimento alla intelligenza artificiale, machine learning, che non è vietata, ma viene in qualche modo limitata, perché evidentemente non si è considerata ancora matura. E sappiamo che ad oggi uno dei problemi del machine learning è appunto il fatto di poter spiegare i risultati. Quindi si parla anche di explainable AI. E quindi sono necessarie misure per evitare effetti discriminatori. E da questo punto, in questo senso, il caso Compass è un caso che ha fatto storia. Lo trovate sempre tramite, se volete approfondirlo, con quel QR code. Perché Compass era un software utilizzato negli Stati Uniti d'America per decidere se a un soggetto fermato potesse essere lasciato su, diciamo, in libertà condizionata, quindi su cauzione. E si è visto che c'era un certo bias per i soggetti di colore, quindi ottenevano un livello di rischio molto più alto, rischio di recidiva. Si è dimostrato poi che in realtà, proprio in questi due soggetti, quello a destra in realtà poi è stato tranquillo, si è comportato secondo la legge, e quello a sinistra invece è stato recidivo più volte, almeno tre volte, se non sbaglio. Comunque, se la storia vi interessa, tramite quel QR code trovate il link all'articolo. E quindi il diritto in questo caso è, per l'interessato, quello di avere informazioni, non spiegazioni su come è ottenuta la decisione, ma informazioni sull'esistenza di un processo decisionale. E arriviamo all'ultimo principio che vedremo ora, che è la responsabilità del titolare. Lo abbiamo visto in realtà durante tutta la presentazione. Il titolare quindi è responsabile del trattamento. La terminologia italiana confonde, appunto, definendo il titolare responsabile, ma se consideriamo quella inglese, il titolare è il data controller, il responsabile è il data processor. Forse è più chiaro quindi che la buona parte della responsabilità di, anzi, tutto, diciamo, poi il responsabile ha la sua responsabilità in maniera diversa, ma la responsabilità del trattamento è sempre in carico al titolare, che quindi, tenendo conto della natura, ambito di applicazione, contesto, finalità, eccetera, eccetera, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Quindi è lui che deve decidere, sulla base, considerate appunto di quello che abbiamo visto, ma dello stato dell'arte anche, quali sono le misure adeguate per garantire, documentando, aggiungo io, e dimostrare la conformità al regolamento. Quindi il regolamento non definisce misure specifiche, tecniche e organizzative. Poi vedremo che ci sono delle altre documentazioni, regole deontologiche, prescrizioni che danno delle indicazioni, ma che sono documenti che poi dovrebbero essere aggiornati periodicamente. Ma in generale, quindi, il GDPR non dà queste informazioni. Il principio di accountability è definito sia nell'articolo 5 che nell'articolo 24, ma in realtà lo troviamo un po' per tutto il regolamento. Quindi è fondamentale appunto quello che vi dicevo. Per cui il titolare è colui che risponde del trattamento. Allora, siamo andati oltre, io mi fermo con un'ultima domanda che chiedo quindi ai colleghi di pubblicare. Quindi è possibile delegare la responsabilità del titolare? No. Sì al responsabile del trattamento? Sì, ma solo al responsabile interno. Buona parte delle risposte sono, vedo, crescere per il no. Effettivamente è così, quindi come abbiamo detto il data controller rimane data controller e quindi rimane titolare anche quando affida a terzi tutto o parte del trattamento. Il responsabile, quindi il data processor, risponde chiaramente alle sue responsabilità anche, ma risponde principalmente a quelle che sono le indicazioni del titolare. Quindi non è possibile delegare la responsabilità. La risposta 3 è la terza, è sbagliata effettivamente, come
si vede anche dalle poche risposte che ho ottenuto, perché, come abbiamo detto all'inizio, non è definito, non esiste il responsabile interno. La normativa non prevede il responsabile interno. In alcuni casi è possibile, nel CNR è definito il responsabile interno, ma è una organizzazione interna. Dal punto di vista della normativa nei confronti di terzi, il responsabile è una figura terza. Questo in realtà non era proprio chiaro con la normativa precedente, anzi, diciamo, si consentiva questa figura del responsabile interno, ma oggi nelle linee guida 7.20.20 dell'European Data Protection Board è stato chiarito in maniera esplicita che un responsabile, quindi data processor, è una figura terza rispetto al titolare. Ok, io direi che mi fermo qui. Passerei alle domande. Parlando di responsabile e titolare, considererei soltanto una domanda che è arrivata nello scorso incontro, e poi passiamo alle domande effettive, in cui stavo detto, a fine lezione è stato fatto l'esempio di un ASL che è responsabile esterno dei dati da lei forniti. Faccio fatica a capire questo esempio. Allora, riprendo il caso dell'altra volta e quindi parliamo sempre della responsabilità del titolare. Quello che ho detto l'altra volta è che possiamo, in un rapporto che è molto frequente nel nostro contesto, quindi di un organismo di ricerca che tratta dati forniti da una struttura sanitaria, i ruoli potrebbero essere più diversi. Allora, i casi che ho fatto sono: abbiamo la struttura sanitaria che ha questi dati perché li raccoglie per l'attività routinaria che svolge di diagnosi e cura. Possono interessare a un organismo di ricerca perché ci vuole fare ricerca, li richiede, i dati vengono comunicati, lì c'è una semplice comunicazione di dati da un titolare ad un altro. I due titolari rimangono autonomi e indipendenti perché il primo ha raccolto quei dati per farci attività di cura, il secondo li utilizza per fare attività di ricerca, quindi una finalità distinta. Non c'è nessun altro rapporto fra i due, quindi la struttura sanitaria non ha definito, non ha partecipato a definire il protocollo, il progetto e così via. C'è una semplice comunicazione, posto che chiaramente ci vuole il consenso, eccetera, eccetera. Però in questo caso i due soggetti rimangono titolari autonomi. Nel caso in cui un organismo di ricerca decide di fare, di portare avanti un progetto su dati sanitari, non ha la possibilità di avere dei dati perché non ha i pazienti all'interno, al proprio interno, quindi decide di coinvolgere una struttura sanitaria, struttura che quindi viene coinvolta successivamente. Non ha partecipato a definire il protocollo, il progetto e così via. Immaginate caso in cui volessi sperimentare un dispositivo oppure volessi raccogliere dati da strumento di diagnostica e così via. In questo caso, se i dati quindi vengono prodotti esplicitamente per il progetto, considerate che ci sono stati casi in cui io ho visto una dichiarazione di un medico nella struttura sanitaria che giustificava nei confronti del consiglio di amministrazione della struttura l'eseguire, diciamo, di ulteriori indagini diagnostiche su pazienti, quindi indagini che non verrebbero fatte routinariamente, giustificando anche i costi coperti appunto dal progetto. Allora, in questo caso, questi dati, e questo, allora, su questi aspetti c'è. Ci sono pareri diversi e discussioni, questo è il mio punto di vista, quindi qui ve lo specifico. Allora, in questo caso i dati, e che però diciamo trova riscontro nelle linee guida 7.20.20 di cui vi parlavo. Purtroppo ci sono altri documenti, anche più vecchi, che creano un po' di confusione e questo purtroppo non agevola. In questo caso, quindi, questi dati o questi esami o questo dispositivo che viene sperimentato, viene fatto e quindi i dati trattati vengono raccolti esplicitamente per il progetto. A mio parere, l'organismo di ricerca è un titolare, la struttura è un responsabile, anche se sarà lui a fornire l'informativa in cui è scritto che il titolare chiaramente è l'organismo di ricerca, bisogna capire, e deve essere distinto il fatto che questi dati vengono raccolti per ricerca e non per finalità di cura. Però in quel caso lì agisce per conto del titolare, quindi è un responsabile. Quando invece,
La struttura partecipa, è un partner dell'organismo di ricerca in un progetto, partecipa a definire il protocollo di studio, il progetto, eccetera, eccetera, e allora lì è un contitolare. E anche lì però va distinto nei confronti dell'interessato l'utilizzo di questi dati per finalità di ricerca e per finalità di cura. Quindi all'interessato questo deve essere chiaro ed è scritto esplicitamente nelle regole deontologiche per la ricerca scientifica che vedremo nell'ultimo incontro. Quindi andiamo sulle domande. Un dato raccolto senza consenso può essere utilizzato a fini di ricerca scientifica? Allora, se parliamo di dati comuni, ci potrebbe essere un'altra base giuridica, va visto il caso specifico. Nelle linee guida dell'European Data Protection Board si parla anche di legittimo interesse, quindi potrebbe esserci. Se parliamo di dati particolari, in Italia questo, come ho detto, non è possibile, perché per quanto la ricerca scientifica sia una deroga prevista dall'articolo 9 per trattare dati sanitari, in Italia è richiesto comunque come ulteriore condizione di licità il consenso dell'interessato. Con tutto il dovuto rispetto, molte leggi sono fatte da avvocati che di scienza non sanno molto. Allora, anche andare dal sarto è un rischio. Può prenderci un capello e se... sì. Allora, qui in realtà, sì, per carità, ci sono tanti avvocati, ma dire che di scienza non ne sanno molto, insomma, è un po' azzardato, perché comunque, ora qui parliamo di un regolamento europeo, che a mio parere è molto, molto chiaro, poi per carità, sicuramente ad oggi potrebbe essere aggiustato. Parliamo di linee guida, che anche qui, per carità, ci sono situazioni in cui magari alcuni aspetti non sono chiarissimi oppure ci sono delle contraddizioni, però ecco, non sono scritte dall'ultimo stupido che passa, anche perché lo European Data Protection Board ha anche dei gruppi di supporto costituiti da persone che hanno competenze specifiche in diversi settori. Quindi, come dicevo prima, il dato genetico è un dato personale, che, come ho detto, non vuol dire che non siano previste, diciamo, un trattamento particolare, come abbiamo visto per l'articolo 11, e che quindi io debba comunque mantenere tutta una serie di informazioni. Però non si può nemmeno considerarlo un dato anonimo. Com'è possibile risalire da una persona fisica da un campione biologico? Beh, allora, io non sono un biologo, non sono un genetista, però nelle indagini forensi, appunto, vedete che si trova un campione di saliva, un capello, sangue, qualcosa del genere, è possibile risalire al soggetto interessato se ovviamente del soggetto riusciamo ad avere un altro campione e estraendo quindi il DNA da entrambi, li confrontiamo e questi sono effettivamente associabili in maniera univoca. Quindi io con le persone biologi o genetisti con cui ho parlato, effettivamente mi hanno detto che tutti che da un campione biologico è possibile estrarre il DNA. Poi se parliamo di dati genetici in generale e quindi magari abbiamo solo una porzione del DNA di un soggetto, non lo so, allora forse, boh, forse non è possibile risalire. Dico forse perché, ripeto, io non sono un esperto. In ogni caso, sta a voi titolari dimostrarlo eventualmente, se ci si trova in queste condizioni, dimostrare che quel dato è anonimo o anonimizzato, sta a voi dimostrarlo. Quindi non è l'interessato che lo deve dimostrare. Quindi nella documentazione che si scrive, se voi ritenete che ma questo vale in generale anche per, che ne so, nei dati raccolti da un'indagine statistica. Cioè, se io tolgo, come abbiamo detto l'altra volta, il dato identificativo, ma mantengo una serie di informazioni che mi consentono di risalire al soggetto in maniera univoca, quello è un dato personale. Quindi sta a voi dimostrare che avete operato su quei dati per renderli anonimi. Ecco perché dicevo, un conto sono i dati anonimi che nascono tali, un conto sono i dati anonimi che nascono come dati personali, che vengono personalizzati, e quindi è importante che ci sia una documentazione che descriva il processo di anonimizzazione. Quindi, comunque, per il principio di accountability,
è sempre onere del titolare, quindi dimostrare che quei dati siano anonimi. Andiamo avanti perché sennò non basta tutta questa giornata. Nel consenso progressivo è giusto andare a disturbare un malato, magari gli eredi, per questioni che magari lo stressano e basta? Questa è una discussione aperta. Io non vi posso dare una risposta su questo. Ad oggi la situazione è quella e vi ho consigliato, anzi vi riconsiglio di andare a leggere quel parere che è del giugno scorso perché è molto significativo. Si cita tra l'altro anche l'utilizzo di REDCap, che è un software utilizzato molto nelle sperimentazioni cliniche, però vi consiglio di leggerlo perché è davvero illuminante per certi versi, perché fa capire in maniera chiara e inequivocabile qual è l'atteggiamento odierno del garante. Quindi questa non è una mia opinione, questo invece è così, andate a vederlo, eventualmente guardate prima la sintesi, insomma, del filmato. Dopodiché, come ho detto la volta scorsa, il Data Governance Act potrebbe risolvere, diciamo, questo problema, quindi sia da un lato appunto il non dover essere vessato con continue richieste di consenso da parte dell'interessato, sia il poter utilizzare più facilmente i dati pur chiedendo il consenso da parte di chi poi andrà a utilizzarli, proprio con queste figure che dovranno, insomma, sorgere di intermediazione, possibilmente con degli strumenti che mi consentono magari di tenere traccia e di poter efficacemente chiedere il consenso o al tempo stesso efficacemente revocarlo o esercitare quei diritti. Domanda sysadmin. Dove il GDPR, responsabili civili, le norme agili, le misure minime per gli amministratori e responsabili penali si sovrappongono e magari sono anche in contrasto? Quale dei tre va seguito? Allora, qui su questa questione, effettivamente ci sono delle critiche da parte di illustri giuristi, diciamo, ma non giuristi a caso, intendo proprio figure che si occupano di data protection. Perché effettivamente ad oggi vale il principio che i pareri emessi negli anni dal garante siano validi a meno che non contrastino le norme attuali. Quindi diciamo che viene scaricata la responsabilità di valutare se uno specifico parere è tuttora valido sul titolare. Altre poi le critiche riguardano appunto il fatto che altre autorità europee hanno operato eseguito, diciamo, un'attività di ripulitura dei vari pareri, quindi validando, quindi diciamo etichettando come validi quelli ancora validi e come appunto abrogati, diciamo, oppure obsoleti quelli che effettivamente entravano in contrasto. Anche quindi, anche proprio sulla figura del responsabile amministratore di sistema non c'è un consenso se sia il provvedimento del 2008 del garante sia ancora valido o no. Perché effettivamente la normativa attuale non parla dell'amministratore di sistema, parla degli autorizzati e parla del fatto che tutti gli autorizzati devono essere formati e istruiti in maniera specifica per quello specifico trattamento. Quindi, questo vale per un amministratore di sistema che deve essere formato e istruito per quei trattamenti a cui accede, ma potrebbe valere anche per, che ne so, il gestore responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro, e quindi dovrebbe avere una formazione e un'istruzione specifica e così via. Quindi è chiaro che nel caso in cui sono in contrasto, vale prima di tutto il GDPR. D'altra parte sapete che l'abbiamo detto l'altra volta, che con decreto legislativo 101 del 2018 il codice privacy, che non è stato abrogato, è tuttora valido, però è stato armonizzato con il GDPR. Quindi sono state eliminate tutte quegli articoli che erano in contrasto oppure, diciamo, erano già trattati dal GDPR e sono stati modificati o aggiunti dei nuovi articoli, laddove invece il GDPR, come nel caso appunto, abbiamo visto dei dati particolari, dati sanitari, si è voluto aggiungere o diciamo, è stata lasciata libertà al legislatore statale, insomma, di poter nazionale, di poter introdurre altre condizioni. Quindi è chiaro che se sono in contrasto vale il GDPR. Può aggiungere qualche sua considerazione circa la possibilità di protrarre la conservazione di documenti contenenti dati personali per pubblico interesse, soprattutto di utilizzo?
Ora non so se ho capito bene la domanda. Allora, come abbiamo detto, il trattamento per finalità di ricerca scientifica, storica, eccetera, è visto come un trattamento particolare. Quindi anche la conservazione, i tempi di conservazione possono essere diversi. Quindi è consentito conservare dati per periodi più lunghi. Come ho detto sempre, ho già detto, diciamo, nell'incontro e ripeto. È importante però giustificare il periodo. Non è scritto, come abbiamo visto la domanda che vi ho fatto, da nessuna parte se non per norme specifiche, casi specifici, quale deve essere il tempo. Sta a voi deciderlo, purché sia giustificato. Sull'utilizzo, di nuovo, la cosa è abbastanza delicata. Ne parla il considerando 50, quindi parliamo della compatibilità delle finalità. Quindi il riutilizzo deve essere compatibile con l'utilizzo iniziale, diciamo, la finalità iniziale. Se parliamo di ricerca scientifica, come abbiamo visto, un riutilizzo per questa finalità è compatibile. Qui però la cosa è abbastanza delicata perché ci sono due articoli, 110 e 110 bis, che trattano questi casi, soprattutto il 110 bis, il caso del riutilizzo, dove il garante dovrebbe autorizzare, non mi soffermo molto perché sarebbe piuttosto lunga la discussione, però vi dico che non si trovano alcun parere del garante o comunque alcuna autorizzazione rilasciata ai sensi del 110 bis. Quindi, anzi, al contrario, ci sono dei pareri in cui, ad esempio, il garante ha impedito l'utilizzo dei cosiddetti flussi sanitari, quindi questi dati che vengono prodotti dalle strutture sanitarie che vengono mandati in regione per poi avere i rimborsi, quindi la struttura perché possa avere i rimborsi, e che quindi descrivono in maniera strutturata tutto quello che è avvenuto. Immaginate, questi dati sono molto importanti, per esempio, nelle indagini epidemiologiche. Allora, vi posso dire che anche in realtà per il nostro caso, ci è stato impedito e è stato impedito anche in quest'altro caso che non ricordo più, ma è un caso recente, non ricordo esattamente se era una struttura di Verona, mi pare. Comunque è stato impedito l'utilizzo di questi dati. Quindi il problema del riutilizzo è piuttosto aperto e però, di nuovo, il DGA, Data Governance Act, ha come obiettivo proprio questo, quindi favorire il riutilizzo di tutta la mole di dati che viene prodotta dalla pubblica amministrazione in particolare, soprattutto per finalità di ricerca, non solo, ma soprattutto per questo. Infatti, come ho detto l'altra volta, viene introdotto anche il concetto di altruismo dei dati, quindi la possibilità di concedere dati proprio per ricerca scientifica. Qual è la spiegazione scientifica che fa sì che l'Italia si comporti diversamente? Ah no, non c'è una spiegazione scientifica. E come vi dicevo, nel caso il GDPR non copre, l'abbiamo detto nel primo incontro, non copre totalmente tutte le aree relative al trattamento dati. Nel caso dei dati particolari, è previsto in maniera esplicita che, proprio ecco, il paragrafo 4 dell'articolo 9, in cui viene detto che gli stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. Quindi non è che l'Italia si comporta in maniera diversa quando gli pare, si comporta in maniera diversa quando gli è consentito. E quindi, siccome viene lasciata questa libertà agli stati membri, è chiaro che poi ognuno, può prendere le proprie decisioni e queste decisioni possono anche divergere. E questo è uno degli altri motivi, perché come avevo detto la volta scorsa, il regolamento nasce per cercare anche di uniformare l'applicazione della normativa di settore rispetto a quella che era una direttiva fino ad ora, che quindi poi veniva recepita in maniera leggermente diversa. Purtroppo però rimangono queste aree scoperte che in un certo senso dipendono anche perché ancora oggi gli Stati membri hanno dei sistemi normativi e delle costituzioni diverse. E quindi inevitabilmente ci sono delle aree che possono essere normate in maniera distinta. Di nuovo, il Data Governance Act ha anche questo obiettivo di cercare quantomeno di uniformare o quantomeno di semplificare l'utilizzo e il riutilizzo di questi dati,
in maniera uniforme un po' in tutta la comunità europea. Quindi la spiegazione scientifica è, come dicevo, alla base, diciamo, il fatto che abbiamo, per quanto tutti gli stati membri della comunità europea, però abbiamo ancora un impianto normativo e delle costituzioni differenti. Purtroppo esiste un problema di natura conoscitiva, sperimentalmente e universalmente accertato, che non è possibile risalire dal DNA all'identità di un soggetto senza una comparazione nota. Sì, ma questo l'abbiamo detto. Cioè, è chiaro che non è che se io ho il DNA so automaticamente chi è il soggetto. Devo avere la possibilità di avere un altro campione del soggetto, a questo punto sapendo che è di quel soggetto, per poterlo confrontare. Però questo, considerate che è un po' come la pseudonimizzazione, cioè un dato che mi arriva pseudonimizzato è comunque un dato personale. Quindi anche in questo caso è personale. Dopodiché, come abbiamo detto più volte, può venirci incontro l'articolo 11 e quindi non dover garantire tutti i diritti, eccetera, eccetera, a meno che non sia lo stesso soggetto che mi dà, in questo caso appunto, mi potrebbe dare un suo capello e mi dice: guarda, estrai il DNA, con questo vai a cercare il mio campione nella tua base dati ed eliminalo. Quindi l'articolo 11 mi risolve un problema, ma non dice che questi sono dati anonimi. Quindi questi devono essere trattati comunque come dati personali. Ritengo utile riformulare la domanda nello specifico. Qual è la spiegazione scientifica che fa sì che il CNR si comporti? No, perché il CNR si comporti diversamente? Il CNR si adegua a quelle che sono le indicazioni, la normativa, le linee guida. Il fatto che ci si possa comportare diversamente, non il CNR, insomma, chiunque potrebbe comportarsi diversamente rispetto ad un altro, perché magari o alcune norme non sono note, ma probabilmente più spesso, perché alcune questioni effettivamente sono ancora abbastanza dibattute. Quindi ci sono magari punti di vista diversi. Bisognerebbe tutte le volte ricorrere al garante per sapere qual è il suo punto di vista, ma come abbiamo visto all'inizio, anche il garante potrebbe essere smentito dalla Corte di Cassazione o dalla Corte di Giustizia europea e così via. Quindi purtroppo non è una scienza esatta questa, per cui bisogna applicare quello che è il buon senso, avendo chiaramente conoscenza delle norme. Purtroppo lo streaming si è bloccato in questo momento. Sarà disponibile la registrazione? Sì, se non so perché si è bloccato, comunque sì, c'è già la registrazione del precedente incontro. Quindi lo troverete poi sulla piattaforma. Un IRCCS può utilizzare dati particolari raccolti nell'ambito dell'attività di assistenza anche per finalità di ricerca senza chiedere consenso. Allora, questo è trattato nell'articolo 110, se non sbaglio, del codice privacy, al paragrafo 4, in cui si dice che il trattamento per finalità di ricerca scientifica, proprio ed esclusivamente per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non è considerato come trattamento ulteriore. Quindi si considera che la finalità di cura in un IRCCS sia funzionale all'attività di ricerca. Questo vale per gli IRCCS, però. Io, nei casi in cui un IRCCS è coinvolto insieme ad altri partner in un progetto di ricerca, siccome ci sono altri partner, io il consenso lo faccio richiedere, perché in quel caso lì è bene che sia chiaro l'utilizzo che si fa, considerando che ci sono altri soggetti destinatari dei dati. In molti casi mi hanno detto che comunque medici che operano all'interno di RCCS in genere il consenso lo richiedono comunque, però insomma, diciamo che in linea teorica questo è possibile. Grazie per le spiegazioni, grazie a voi. Sull'esempio dei ruoli di una ASL, ma sei dati che la struttura di ricerca titolare richiede sono raccolti in modo routinario dall'ASL, questo è responsabile esterno? No, come ho detto prima, se sono raccolti in modo routinario e vengono passati senza che ci sia un coinvolgimento della struttura dell'ASL nella definizione del progetto, del protocollo, eccetera,
lì è una semplice comunicazione, quindi i due soggetti rimangono titolari per i rispettivi trattamenti, per le rispettive finalità che sono autonome e indipendenti. Da un lato c'è l'attività di cura, dall'altro c'è la finalità di cura, dall'altro c'è la finalità di ricerca. Quindi chiaramente in questo caso non è un responsabile. Nel momento in cui, poi ripeto, va visto caso per caso, quindi nel momento in cui vengono raccolti espressamente per il progetto, in quel caso lì, a mio parere, sono un responsabile, la struttura sanitaria è un responsabile. Però ecco, è importante, la cosa che va ribadita è che è totalmente sbagliata, e su questo ne sono certo, diciamo c'è un certo consenso, è che non si possono stabilire i ruoli a prescindere dal trattamento. Quindi trovare dei documenti in cui, e qui rispondo a una domanda che era stata fatta l'altra volta, documenti che sono ad esempio predisposti dai comitati etici in cui c'è scritto che le parti sono titolari autonomi senza conoscere ancora il trattamento, quindi dei moduli predefiniti, questo è sicuramente sbagliato. Poi va fatta un'analisi caso per caso, e la domanda a cui rispondo è questa: la responsabilità di chi è? Non è di chi ha preparato il modulo. Alla fine la responsabilità è comunque del titolare del trattamento. Quindi se c'è un modulo che così, bisognerebbe evitare magari di prendere un modulo e utilizzarlo in maniera senza ragionarci, diciamo. In tema di ulteriore finalità, si è recentemente espressa la CGIL del caso. Sì, è vero, sì, c'è stato un chiarimento della Corte di Giustizia europea, proprio recentissimo. La definizione di titolare responsabile del trattamento è indipendente rispetto ai rapporti di committente e prestatore nell'ambito di un contratto? Io direi di sì. Perché quello che bisogna andare a vedere per individuare i ruoli è effettivamente il ruolo svolto nell'ambito del trattamento, a prescindere da uno potrebbe, un soggetto potrebbe essere magari pagato da un altro soggetto, ma a svolgere un'attività per una sua correlata, non lo so, i casi potrebbero essere diversi, quindi è difficile, sicuramente sarebbe sbagliato anche qui derivare i ruoli sulla base dell'accordo contrattuale, sebbene non sia da trascurare, cioè anche questo è un aspetto che va tenuto in considerazione, quindi effettivamente quello che c'è alla base del rapporto, quindi qual è il contratto che è stabilito per fare cosa e così via. Come l'esempio che ho fatto l'ultima volta, alla fine dell'incontro precedente, è appunto che in una stessa situazione apparente, in realtà andando a scavare un pochino, troviamo situazioni diverse. Quindi il caso del, se ricordate, del prodotto da porre sul mercato. Quindi viene chiesta semplicemente una consulenza, e poi l'azienda che si occupa del marketing ha i suoi strumenti e quindi un trattamento, eccetera, eccetera, è titolare, pur essendo pagato comunque da un altro soggetto. Oppure il primo soggetto che deve mettere sul mercato chiede in maniera esplicita a una software house, a un provider, di mettere in piedi una survey. In quel caso lì è il primo a essere il titolare. In entrambi i casi c'è un committente e un esecutore, diciamo, un fornitore di un servizio. Allora, siamo andati abbastanza oltre, quindi io farei giusto due domande, sono 2 minuti, 2 domande e poi ci fermiamo. La conservazione delle tipologie documentarie alla voce attività scientifica nell'allegato 10 manuale di gestione massima di conservazione d'archivio CNR prevede un periodo di... Allora, ci sono diverse situazioni. Ora, nel caso del CNR, ma questo estendendolo un po' anche alle altre organizzazioni a cui afferiscono chi sta seguendo questo seminario, ogni organizzazione, sia una pubblica amministrazione di sicuro, ha un massimario di scarto e di titolare di conservazione. Quindi è chiaro che sulla base della tipologia del documento si va a consultare il massimario di scarto, si vede quali sono i tempi previsti, che in genere non sono tempi messi a caso, ma derivano appunto da norme di settore, la pubblica amministrazione e così via, e quindi quello è certamente una motivazione valida per giustificare la conservazione di dati, se sono dati contenuti quindi nella documentazione, per un certo periodo di tempo. In molti casi, sì, 10 anni ho visto che, diciamo, la data, il periodo più frequente, ma non è
sempre 10 anni, dipende dalla documentazione. In alcuni casi sono 5, in alcuni casi possono essere mantenuti per sempre. Così. In quel caso lì poi interviene anche la soprintendenza perché diventano di interesse storico, il ministro dei beni culturali, quindi la cosa diventa ancora più complicata. Ultima. Se sia campioni biologici che dati da essi derivati non sono più di nessun interesse, è possibile eliminarli? Con che procedura? Sì, cioè no, devono essere eliminati. Cioè, nel momento in cui non c'è, questo vale per i dati, ma anche per i campioni. Nel momento in cui i dati non sono più di interesse, o comunque non è più di interesse risalire all'identità dell'interessato a cui quei dati sono riferiti, i dati devono essere, o i campioni, devono essere eliminati o anonimizzati. Allora, anche la procedura di distruzione del dato, del campione, eccetera, rientra nel trattamento. Quindi fate attenzione, ad esempio, sui documenti cartacei. Se questi documenti vengono affidati ad un'azienda che si occupa dello smaltimento, quell'azienda lì è un responsabile del trattamento, quindi deve essere anche lì dato un incarico in cui gli si danno le indicazioni su come devono essere eliminati, perché se a un certo punto questi dati viene fuori che sono stati scaricati, magari tutti i documenti, fascicoli in mezzo a una campagna e qualcuno viene a conoscenza, li trova, eccetera, la responsabilità di nuovo è vostra, del titolare. Quindi dovreste assicurarvi che i dati siano effettivamente smaltiti in maniera corretta. Stesso vale quindi per i campioni, ci saranno delle procedure per smaltire poi del materiale biologico, però insomma assicurandovi, se lo fate voi o se lo fa qualcun altro, quindi in quel caso lì come responsabile, che vengano effettivamente distrutti e smaltiti. Allora, io vi ringrazio oggi. Purtroppo avevo detto che sarebbe stata molto densa, siamo andati un po' lunghi, ma spero che insomma siano state utili ulteriori chiarimenti. Le domande a cui non sono riuscito a rispondere, magari le riguardo, se riesco, insomma, in maniera magari raggruppandole, possiamo provare a rispondere nel prossimo incontro. Prossimo incontro che sarà quasi certamente, diciamo, il 22, quindi prossimo martedì, stesso orario, ma è possibile che ci sia una variazione di orario a causa di procedure di test antincendio, di simulazione antincendio, quindi è possibile. Comunque, insomma, troverete indicazioni eventualmente sempre sulla piattaforma del Learning Hub. Grazie ancora e buona serata.